Ciao a tutti, oggi è sabato 9 settembre 2023. Allora, è circa un mese, sì, un mese. Adesso non mi ricordo se l'ultimo controllo l'ho fatto quando ho fatto il secondo trattamento, che era tipo l'8 o il 9 agosto. Trovate il video qui sul canale. E adesso ricontrollo le famiglie, non le ho più controllate perché tanto c'era poco da fare, nel senso i trattamenti li avevo fatti quando andavano fatti, c'erano famiglie piuttosto spopolate, specialmente le prime qua, che adesso sono quelle che guardiamo, quelle là in fondo andavano meglio. Queste avevano prodotto molto, probabilmente avevano più varroa e si erano spopolate bene. Adesso diamo un'occhiata a questa, guardiamo uno o due cassetti insieme. Allora, questa era praticamente l'area dove avevo fatto le api regine, quindi lo starter. E quindi alla regina di quest'anno, che abbiamo lasciato la cella. Vediamo un po' come va. Qui non è stato fatto il blocco covata, ma è stata trattata prima che iniziasse a deporre. Allora, vediamo un po' come va. L'avevo messo su 10 perché avevo un sacco di telaini e non sapevo dove metterli. Allora, vediamo un po'. Allora, cerchiamo di compattarlo. Per dire, questi li possiamo tutti togliere, che tanto non fanno più niente. Adesso li magari li mettiamo, li portiamo in laboratorio questi, che tanto non servono più niente. Allora, guardiamo un po' questa qui, un po' di miele, quattro api in croce, miele fresco, e la mettiamo qua così, andiamo avanti. Non c'è il diaframma perché, come vi dicevo, le avevo compattate bene. Qui abbiamo covata fresca. Si vedono, non so se riuscite a vedere dalla fotocamera, ma ci sono le uova in fondo. C'è poi qua c'è più che altro covata nascente, qua ci sono tutte le uova. La regina non è ancora marcata, se vediamo se la vediamo, e non l'ho ancora clippata perché è di quest'anno. Io le clippo sempre la primavera successiva, nel senso questa regina qua, che è del 2023, ad aprile 2024, prima che inizino il periodo di sciamatura, eccetera, la clippo. Questa qui la covata. Api, qualcosina c'è. Magari sarà da rinforzare, essendo tra virgolette un nucleo questo, anche se era forte, però questo qua aveva un sacco di varroa. Perché? Perché essendo stato utilizzato da starter, gli continuavo a mettere della covata percolata, quindi continuavo a buttarci dentro la varroa, anche se ho fatto uno salico prima quando stavo facendo la regina, perché era veramente, aveva un'infestazione incredibile. Si vedevano proprio le varroa tutte sulle api. Però adesso, bene o male, la regina sta covando. Adesso guardiamo gli altri telaini. Poi vediamo tra un mesetto se c'è da rinforzare. Io tendo a portarli all'invernamento almeno su 6 telaini pieni di api. Ma pieni pieni, non con quattro api. Considerate che queste api che nasceranno a breve sono quelle che faranno l'inverno. Guardavo se vedevo la regina, ma non la sto vedendo. Comunque oggi non facciamo nient'altro che dare una controllata, vediamo
guardiamo che ci sia anche la regina covi, magari le stringiamo un attimino. Qua non c'è già, qua c'è già scorta, solo la regina mi sarà sfuggita, non l'ho vista prima. Comunque c'è, perché c'è la covata, di scorte ne ha. Guardiamo l'ultima sponda. Ad agosto ho smelato, ho già invasettato, ho aspettato tre settimane, ne ho aspettato 3 settimane nel maturatore e poi nei giorni scorsi ho invasettato, sono andato a prendere i vasi qui a Parma perché non avevo più e non è andato male quest'anno, nel senso che per come si era messa, perché qui la caccia è gelata, quindi non abbiamo fatto raccolto la caccia, ho tirato giù i melari una volta e basta, e di media hanno fatto sui 20 kg, un po' più di 20 kg, perché avevo 20 cassette, ho fatto più di 4 quintali, 420, una cosa del genere chili, quindi è andata bene, via. Sciamature, ne sono sciamate forse una, però la clipata è tornata dentro, l'avevo trovata orfana. E sì, l'avevo guardata, ma neanche, perché tanto la tendenza alla sciamatura, non essendoci la caccia, essendoci poca fioritura, eccetera, non è che ci fosse. Poi c'era stato brutto a maggio, a fine a inizio di maggio, quindi si erano abbastanza calmate. Quest'anno diciamo che è stato un anno dove non ho neanche faticato tanto. L'unica cosa, come avevo già detto nei video precedenti, è che c'era un carico di vero incredibile, essendoci stato abbastanza mite questo inverno, cioè il clima è stato mite, quindi probabilmente sono stato in blocco poco tempo e non so, quando ho fatto il trattamento tampone non è morta tanta varroa, ho fatto sublimato come al solito, ma si vede che qualcosa non è andato bene perché avevano veramente tanta varroa, ma sentivo anche qui in zona molti hanno avuto lo stesso problema. Infatti un paio le ho già portate via perché erano proprio, non c'erano più api. Adesso vediamo queste come sono messe. Queste qua sono quelle che erano molto spopolate, sono quelle più brutte tra virgolette, infatti si vede, c'è poche, ci sono poche api, infatti sarà andare a rinforzare. Guardate qua, questi qua sono tutti telaini che non c'è, questi qua li abbiamo messi di qua la sponda, adesso vediamo gli altri. Comunque sono da rinforzare queste, cioè adesso sono su 5 telaini, sì e no, adesso vediamo un po' se la covata com'è. L'importante è che passino un mese in modo che così nascano un po' di api, però si vede, vedete che c'è pochissime api. Le avevo già viste qua l'ultima volta che ho aperto, adesso vediamo un po' la covata. Qua c'è del miele fresco. Adesso guardiamo un po' queste. C'è un po' di covata, ma api vedete anche voi che c'è poca roba. Sono tutte da rinforzare. L'importante è che nascano api. Adesso per un mesetto, vediamo tra un mesetto come sono. Poi saranno tutte da rinforzare. E ne ho le in fondo di quelle belle. Adesso non vi faccio neanche vedere il video perché tanto non ha senso. Ma l'altra volta, l'ultima volta l'ho viste, c'erano un sacco di api. Erano tipo su 7-8. Si vede che, non so perché, hanno risentito meno del problema della varroa, si erano spopolate molto meno. Comunque con un po' di covata, bene o male, un po' si riprendono, perché
L'importante è tirare la regina qua. L'importante è tirare ottobre. Dopo, in qualche maniera, cioè, si mette magari un telaino di covata o due telaini d'api presi da altre famiglie, se riesce a farli passare l'inverno, scorte ne hanno. E il problema è che se io ho trattato abbastanza presto e dovevo trattare prima, però se io non trattavo come ho fatto col blocco covacità, adesso non c'erebbe più niente qua. Questa sarebbe già andata, perché vedete anche voi che c'ha poche api. Nonostante il blocco di covata, nonostante i trattamenti, eccetera. Se non intervenivo come ho fatto, questa sarebbe andata. L'importante è che, come dicevo, che qualcosa abbia un po' di covata. Vediamo, forse c'era magari da nutrirle per stimolare un po'. Io di solito non gli do mai da mangiare, a meno che proprio non abbiano 0,0,0 scorte. E allora sì, intervengo con un po' di sciroppo, che magari faccio a uno a uno, 1 chilo di zucchero, 1 litro di acqua. Vediamo, via, vediamo un po' come va. Cerchiamo di salvare il salvabile, cerchiamo di rinforzare con quello che abbiamo. Adesso diamo un'occhiata all'ultima, no, alla terra, quella dopo qua, vediamo un po' com'è messa. Sta un po' meglio, ma era sulla falsariga di questo. Queste qua sono le stesse famiglie che ho registrato il video l'ultima volta, perché a me piace fare registrare sempre le stesse, così vedete i vari step, perché se no non ha senso che una volta registro quando apro queste, una volta registro quando apro quella in fondo, dopo quella in fondo magari sono più belle. Io tendo a far vedere le prime, in modo che così uno si fa l'idea, tanto non è che devo nascondere niente o vendervi qualcosa. Allora, questa qua è già un pochino più bella, è già ripresa un pochino meglio dell'altra. Questa qua forse, vediamo un po', c'è già un po' di covata qua. Poi un'altra cosa da fare è guardare i telaini più neri, tipo questo, e metterli come sponda, in modo che così a inizio primavera li troviamo vuoti e li possiamo sciogliere e dare dei fogli ceri, perché è importantissimo continuare a rinnovare i fogli. Bisognerebbe cambiarne 2-3 all'anno per fare un bel lavoro. Farglieli costruire. Così in modo si rinnova sempre la cera, si scioglie, si fanno i cerri e via. In modo che così anche si abbattono i batteri e si evitano tanti problemi. Un po' di covata c'è, non ci sono tantissime api, però questa qua va già un pochino meglio di quella che abbiamo visto prima. Speriamo che il trend continui così. C'è abbastanza caldo, quindi dovrebbero continuare. Sto portando a casa del miele fresco. Sì, qua non c'è già più covata. Sì, non è che ci sono tantissime api anche qua, sembrava, ma anche questa qua ci sarà da rinforzare, però vediamo un po'. Sì, in effetti non c'è più. Allora la stringiamo adesso, magari la stringiamo, mettiamo questo così, tanto che ci abbiano, e poi mettiamo il diaframma. Così, mettiamo questo telaino e quest'altro. Allora,
questa la mettiamo qua. Allora, come avete visto, la situazione non è delle migliori, però l'importante, come vi dicevo prima, è che arrivi in ottobre, che ci sia un po' di covata, dopo li possiamo rinforzare anche tra una settimana, 10 giorni, verso dopo guarderò le altre e poi decido cosa fare, magari le riapro tra una settimana e 10 giorni e le rinforzo, gli do un po' di covata, eccetera, e poi valuto un po' se togliere già covate le più forti adesso, aspettare un attimo, vediamo. Comunque l'importante è averle tirate che siano ancora vive, nel senso che ci sia un po' di covata, e poi dopo le rinforziamo per l'invernamento. Come vi dicevo, le teniamo al minimo su 6 telaini, belle strette, che abbiano delle scorte. Se avete qualche domanda, qualcosa da chiedere, o qualcosa non vi è chiaro, avete dei consigli da darmi, delle critiche, scrivete pure nei commenti, o in alternativa vi potete iscrivere al nostro gruppo di Telegram del progetto Biodiversità Condivisa di cui faccio parte, o altrimenti se passate da Parma e vi volete venire a trovare, mi scrivete e facciamo magari un pomeriggio, andiamo da lei a insieme, o facciamo qualcosa insieme, volentieri. E quindi io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.